deficiente. Fai vedere la tua maglietta, fai vedere. Oggi volevamo devi parlare. Salutare. Maleducata, grazie. Ciao deficienti! Ok, adesso puoi iniziare. Inizio. Vabbè. Io vi voglio bene, raga, ci tengo. Così capiscono che vi voglio bene. Allora, abbiamo deciso oggi di parlarvi di tre serie TV che hanno caratterizzato la nostra vita. Che ci hanno riempito la giornata di bei momenti, pianti, di tutto. La prima direi di partire da quella finita del tutto morta, che è The Vampire Diaries. Ragazzi, io sono ferma alla 6x22. Ci siamo svegliate tardi perché molto abbiamo visto tardi. Tutte le 8 stagioni in un anno e ci dispiace un po' non averla scoperta prima. Sì, anche se in realtà è stato bello vederle così. Sì. Allora, partiamo da questo presupposto che Damon è il nostro allora, se personaggio. Se siete Selena, chiudete il video. Selena, via, cambiate. Perché noi qui siamo team Selena tutta la vita. Il fatto sta che comunque alla fine dell'ottava purtroppo non l'abbiamo potuta vedere insieme, ma in due momenti diversi. Io a Vienna, basita. Lei a Vienna a scrocco del wifi dell'hotel e io senza il wifi invece a casa di un'altra persona. Comunque per farvi capire quanto queste cose uniscano davvero tante, tante persone diverse. Io ero a Vienna con una mia compagna di stanza africana che parlava inglese. Io mi sono messa sul letto e partita la musichetta di The Vampire Diaries. Lei mi ha guardato e mi fa, anche tu? Cioè in quel momento entrambe stavamo guardando il finale di stagione di The Vampire Diaries. E com'è finito? Che ci siamo distrutte di pianti, ragazzi. Ma poi cos'è sto finale dell'Elena? Scusatemi. Ma non è che siccome tu ti sposi con un'altra persona, allora vogliamo far entrare i fatti privati nella serie TV. Io ti pago cash money. E tu fai tutto questo. Se tu ti devi limonare Nina Dobrev, tu la limoni! Allora non è che tu, perché stai con Nicky Reed, ci devi spaccare i coglioni, perché te la porti sul set, un bacino, perché Elena. Non si sa. Un bacino! Elena! Bacino, finito. Così, finito. Mi sembra il modo di terminare una serie TV? 8 stagioni. Otto stagioni. Dire oppure no? No, Caroline e Klaus. Stefan è quello che ci ha rimesso. E non solo, quella figlia di merda della regista ci obbliga a iniziare un'altra serie TV che è The Originals, perché si capisce benissimo quando lei dice ma questa è un'altra storia. Si capisce che lei finirà in quella serie TV perché va a bombare con Klaus. Sì. Che nel frattempo ha messo incinta la lupa, Klaus. Sì, no, lui non male. Ha ottimizzato i tempi, diciamo. La lupa, ragazzi. Mi comunque, dicevo, i nostri personaggi preferiti di questa serie sono Demone Bonnie. No, te la dico io. Lexi! Lexi, 5 puntate ha fatto, ragazzi. Bagnate ovunque. Rimasta... Lì. Lex. Le mie preferite, vabbè, Demone, Elena. Che bello che l'hanno fatto tornare nell'ultima puntata. Passiamo alla seconda serie TV. E già da questo si dovrebbe capire. Pretty Little Liars. Questa serie TV abbiamo iniziato a guardarla, anzi io ho iniziato a guardarla, l'ho finita. Io che ti stavo a dire, ma che merda guarda, che cazzo guarda. Che cazzo qua, che merda guarda. E io ho detto, Giulia, guarda, secondo me se la inizi, ciao. L'ho lasciata il lunedì che gli ho detto, guarda, la lunedì dopo aveva già finito. Ha detto, lo sapevo. E ovviamente di chi gli è partita la ship? Delle misure. Perché ragazzi, Shay Mitchell, auguri, scusa se non te li abbiamo fatti. Ci perdonerai, siamo sicuri. Sai il fuso orario, abbiamo due paia di stampelle, esatto, che potrebbero servire. Esatto. E adesso stiamo aspettando la prossima puntata della nuova stagione. Quindi ragazzi, non sappiamo davvero cosa aspettarci perché tra poco pensiamo basta che mi rompono il cazzo e me le fanno sposare. Anche perché a D siamo arrivati a pensare che sia suo babbo, mia mamma, cioè non sappiamo più. Allora raga, la cosa che... Ok, aspetta, hanno spoilerato chi sono. Ora, io non so, se te l'ho detto chi sono, Melissa e Bren. No, non Melissa e Bren. Melissa è... non era Bren. L'avevo letto. Il marito di Allison? No. Perché te l'avevo letto? Sì, è morto.
No, e si scopre che poi è vivo. Ah, scusa. Tanto che gli omosessuali nei campi di concentramento, il marito di Alison. Melissa e Lucas, in teoria, dovrebbero essere, perché una, che è uscita dalla produzione, li ha sfanculati tutti, gli è finito il contratto e ha deciso di spoilerare tutto. Comunque, raga, io una cosa non voglio, che sia Alison. Nel libro è Alison. Se Alison è a D, ragazzi, io proprio. Perché vuol dire che non starà con Shemi, cioè, hai capito? Vedremo come andrà. L'altra serie TV che abbiamo iniziato e che ci sta proprio prendendo lì col fiato sul collo, che non abbiamo finito, siamo più o meno a metà. Se scrivete qualcosa nei commenti siete spacciati. Siete spacciati, vi distruggiamo. È Sense8. Ragazzi, bellissimo. 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 Questo legame mentale. Tra l'altro, io so una cosa che la Edra non sa, che potrei spoilerarle in ogni Se lo fa, cancello il canale YouTube. E noi semplicemente, in sintesi, viviamo nel ricordo dei Delena, nella speranza di Amazon e nel non vedere più cazzi in Sense8, perché non ce la facciamo. Esatto, questa è la sintesi. E se vi è piaciuto il video, mi raccomando, condividetelo. Se guardate Pretty Little Liars, scriveteci, ci facciamo qualche risata insieme. Scriveteci nei commenti quali di queste tre serie preferite. No! Deficienti maledetti. Ciao ragazzi. Che vuole io quando mi devo alzare. Deficiente.